testa. Tanto Pirro è finito dritto. Max, Gaglione, scusami, vai, ti interrompo, vai, perché c'è stato un brutto incidente qua in pit lane. Oh, non si è visto, ma Mattia Pasini è steso a terra, ha travolto, insomma, si è scontrato con un ragazzo del team di Abram Ducati. E c'è Mattia Pasini, insomma, vediamo, a terra. Lo vediamo in diretta, Ale. Purtroppo non è una bella immagine quella che stiamo vedendo, per fortuna c'è, vediamo il personale medico che è lì attorno, credo che abbia dolore un po' da tutte le parti, ci picchia. E qua, È stata una brutta caduta, io l'ho vista proprio in diretta, Max. Ma ce la puoi raccontare cosa è successo? Ma guarda, sostanzialmente Mattia stava arrivando e appunto il tecnico del team Guardian non ha assolutamente visto l'arrivo di Mattia, non ha guardato, diciamo, sulla sua sinistra, ha attraversato e c'è stato l'impatto a un paio di metri, diciamo, dal muretto. Quindi non vediamo il tecnico di Abram, eccolo qua che vediamo l'immagine, mamma mia che pinzata, il tecnico è finito per terra, non vediamo l'immagine, ci auguriamo che anche per il tecnico non ci siano conseguenze particolarmente gravi. No, ti rispondo già di no, perché si sta avvicinando adesso il papà di Karel, non ho capito se è stato il papà di Karel o un tecnico, sinceramente non me ne sono accorto, però da quanto visto si è immediatamente rialzato. Siamo e non felici ci sia... di vedere in piedi anche Mattia perché, sì, guarda, ci ha preoccupato un bel po', anche perché un incidente del genere, lo ricordiamo, con un pilota giapponese al quale